Zona gialla, arancione o rossa? In qualsiasi fascia di rischio la regione e più in generale il paese si sia trovato dallo scoppio dell'emergenza Covid, sono diverse le categorie di lavoratrici e lavoratori che non hanno mai smesso di svolgere la propria attività. Tra i servizi essenziali indicati dai DPCM entrati in vigore da inizio pandemia, figurano in prima linea le aperture mai interrotte dei supermercati e di conseguenza il lavoro dei loro dipendenti. Da qualche settimana a livello nazionale si è alzata la discussione per richiedere che i tanti impiegati del settore vengano inseriti tra le categorie prioritarie per la campagna di vaccinazione. L'esposizione al rischio è infatti elevata, considerato il contatto dei lavoratori con clienti e persone che quotidianamente si recano a fare la spesa. Tutti i collaboratori, le persone che lavorano all'interno dei supermercati hanno fino ad oggi svolto il loro lavoro nel rispetto delle norme, ma soprattutto nel servire un servizio essenziale per tutta quanta la comunità. È evidente che i rischi ci sono stati e ci saranno, e visto che c'è un'esposizione continua da parte di tutte le persone che oggi lavorano nel commercio verso questi rischi, è opportuno che anche queste persone abbiano un'attenzione particolare da parte del governo, in questo caso del generale Figliuolo, nel essere garantiti in un prossimo piano di vaccinazione. Non c'è nessuna volontà di passare prima rispetto ad altre categorie, ma tanto quella di essere riconosciute come categorie che hanno svolto un ruolo essenziale verso la comunità e come tali possono contribuire, attraverso il fatto di essere per primi vaccinati, a garantire a tutte le persone che vanno a fare gli acquisti una tutela della salute pubblica diffusa. Insieme ad altre categorie di lavoratori che hanno svolto un ruolo fondamentale per superare questo momento, mi riferisco in particolare a tutte le persone impegnate nell'ambito sanitario e nei servizi pubblici essenziali, c'è quello degli operatori del settore alimentare che, come nel caso nostro, non hanno mai smesso di lavorare e hanno sempre garantito un servizio verso la comunità. Siamo impazienti, penso che sarà questione di qualche settimana, però in questa attesa dobbiamo affrontare questo momento con un senso di responsabilità. A livello locale, proprio l'Iperconad di Pesaro si prepara ad ospitare la nuova sede di vaccinazione che entrerà in funzione il prossimo 29 marzo e che sarà allestita nei locali dell'ex ristorante presente all'interno del centro. È un'operazione che si sta portando a termine. C'è stata fatta una richiesta da parte del comune, c'è stato fatto un sopralluogo da parte dell'ASL. Noi come ipermercato, come centro commerciale, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e penso che tra un paio di settimane ci sarà a disposizione per tutta quanta la cittadinanza questo importante hub che contribuirà ovviamente a velocizzare questo processo di vaccinazione collettiva.